Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Ascoltiamo dal mattino la parola che tocca il nostro cuore e che anche oggi ha la capacità di trasformarci. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca, capitolo 2, versetti 36-40. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. C'era una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con dignità e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Amen. Carissimi, oggi la scena è molto simile a quella di ieri. Il Vangelo oggi lo ascoltiamo sempre in questo capitolo 2 ed è il momento in cui Giuseppe e Maria presentano Gesù al Tempio. E se ieri abbiamo visto Simeone, questo uomo di Dio che aveva avuto da parte dello Spirito Santo un messaggio che prima di salire in cielo i suoi occhi avrebbero visto il Salvatore, ecco che ieri abbiamo ascoltato questo cantico bellissimo: ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te per tutte le genti. Ecco che oggi abbiamo un altro personaggio molto importante, è Anna, una profetessa della tribù di Aser. Lei è avanzata negli anni, era stata sposata, ma da vedova aveva vissuto sempre nel Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Innanzitutto vediamo che, similmente a Simeone, anche Anna era una donna che serviva Dio. Dentro il Tempio pregava tutti i giorni, sia alla sera, sia al mattino, sia di notte, e anche digiunava. Una donna che stava attendendo la venuta del Messia. Una donna che parlava addirittura e preannunciava il suo arrivo. Vediamo quante similitudini ha Anna insieme a Simeone. Lei vede questo Salvatore con i suoi occhi, fa la stessa esperienza personale di Simeone, tanto che dopo aver avuto un incontro con questo bambino di nome Gesù, inizia a lodare Dio e parlava del bambino a quanti attendevano la redenzione di Gerusalemme. Ecco che oggi Anna, quindi, per noi è quella testimonianza di una persona che attende la venuta, attende la presenza, attende l'intervento di Dio nella nostra vita. E lei è stata così brava, potremmo dire come credente, brava nell'attesa, brava anche nel custodire le profezie del popolo di Israele, che una volta incontrato personalmente il Salvatore, il Figlio di Dio, ha iniziato a parlare del bambino a quanti attendevano la venuta del Messia. Ecco che oggi a noi questo brano del Vangelo ci interpella come noi viviamo la nostra fede, come noi viviamo anche l'incontro personale che abbiamo avuto con Dio attraverso la Sua parola
o si è manifestato in tante forme nella nostra vita. Anna oggi ci spinge a parlare di questo bambino, a parlare di Gesù. Ecco perché lo slogan che vi proponiamo in questo giorno è: annuncia agli altri la presenza di Gesù. Quanto è importante che ciascuno di noi sia un annunciatore di buone notizie. Ieri abbiamo visto, e anche l'altro ieri, quanto è importante custodire la buona notizia in noi. E oggi Anna ci dice quanto è importante che la nostra bocca professi la venuta e la presenza di Gesù Salvatore. Allora chiediamo allo Spirito Santo questa forza di essere sempre capaci, di essere sempre pronti verso le persone che ci circondano, con cui viviamo, con cui lavoriamo, per annunciare questa buona notizia che Gesù è con noi, Gesù è l'Emanuele, Gesù è il nostro Salvatore, Gesù è la nostra forza. Allora vi invito oggi, invochiamo lo Spirito Santo dicendogli: vieni, vieni Spirito Santo nella nostra vita. Noi vogliamo oggi essere come questa profetessa Anna e proclamare la venuta tua, proclamare la tua presenza. Spirito Santo, vieni, noi abbiamo bisogno di te oggi. Abbiamo bisogno che tu possa parlare ai nostri cuori, che tu possa donarci il coraggio, la forza e la gioia di testimoniare che Gesù è vivo, che Gesù è presente nella nostra vita. E grazie Spirito Santo perché con te possiamo davvero essere fermi in questa testimonianza e gioiosi nel proclamare che Cristo è nato, è morto ed è risorto per noi. A te, o Gesù, l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, quindi, come Anna, anche noi oggi viviamo questo giorno annunciando che Gesù è vivo, annunciando la sua presenza, e lo facciamo con gioia, perché i testimoni gioiosi vengono davvero accolti, perché portiamo questo grande frutto che è la gioia di aver incontrato e sperimentato il Signore Gesù. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani, buona giornata. Ciao! Oggi è nato per noi il Salvatore, oggi è nato per noi il Salvatore, oggi è nato per noi il Salvatore. Salvatore. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Oggi è nato per noi il Salvatore. Per noi il Salvatore. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Oggi è nato per noi il Salvatore, oggi è nato per noi il Salvatore. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta. Oggi è nato per noi il Salvatore. Oggi è nato per noi il Salvatore. Da
davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Oggi è nato per noi il Salvatore.